La giornata. Cosa c'è da sapere? All'ONU Zelensky mostra le immagini delle atrocità commesse in Ucraina e chiede un tribunale che processi i responsabili dell'orrore. Serve una Norimberga per i russi, dice. A Borodianca un altro massacro, mentre si contano ancora i corpi di Bucha. A Irpin, bimbi torturati, violentati e uccisi. Altre sanzioni dell'Unione, embargo su carbone e porti chiusi. La guerra delle spie, espulsi 30 russi dall'Italia. La Lega si dissocia, Draghi stiamo con la NATO. È mercoledì 6 aprile, 42esimo giorno di guerra. Io sono Laura Pertici, questa è la giornata di Repubblica. Abbiamo già informazioni che il numero delle vittime potrebbe essere ancora più alto a Borodianca e in alcune altre città liberate che a Bucha. In molti altri distretti liberati di Kiev, Cerniv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l'occupazione nazista, 80 anni fa. Volodymyr Zelensky afferma che a Bucha torture e uccisioni riguardano oltre 300 persone, ma è probabile, dice, che l'elenco delle vittime sarà molto più ampio quando verrà ispezionata l'intera città. E questa è solo una città, ovvero è solo l'inizio dell'orrore. Infatti, subito dopo affiora l'inconcepibile. A Irpin, sevizi e stupri sono stati perpetrati su bambini con meno di 10 anni prima che venissero uccisi. Meno di 10 anni vuol dire di 5, vuol dire di 3. E ci sono storie di giovanissime ridotte in schiavitù, al servizio di un plotone, per giorni, uno e un altro ancora. Riprese con il cellulare delle violenze, risate di uomini, una zeta sulla casa prima di andare via. C'è ancora un allarme che suona. Carcasse di auto. L'inviato dell'ANSA Lorenzo Attianese gira per i quartieri devastati. Tutto è bruciato, calpestato, schiacciato. Le case sono annerite, gli interni violati da chi le ha occupate, uccidendo o infliggendo ogni pena ai proprietari. La distruzione qui è stata totale. Già майже під'їжджаю до Бородянки. Ці розстріляні машини просто мені дають покою. Скільки людей Qui siamo sulla strada per Borodianca. Cielo grigio, pioggia sull'asfalto, carcasse di auto infiammate, di camion e furgoni accartocciati, tir distrutti usati come barriere. Fuori non c'è nessuno, gli abitanti sono ancora nascosti nei rifugi quando arriva l'esercito ucraino. Quello russo lascia la città venerdì 1 aprile, una città rasa al suolo. Ci sono molte vittime, secondo il sindaco almeno 200 persone sono sepolte sotto le macerie dei palazzi. Il 24 febbraio siamo stati la prima città ad essere bombardata, dichiara Erko, il primo cittadino. What you see in Bucha? Quello che vedete a Bucha, i cadaveri che giacciono per le strade, non ci sono mai stati prima dell'arrivo delle truppe russe. Scusate, prima della partenza delle truppe russe. L'ambasciatore russo all'ONU Nebenzia inciampa su un lapsus. Poi si corregge, ma serve a poco. Al Consiglio di sicurezza interviene sempre il presidente ucraino. Non c'è crimine che non sia stato commesso a Bucha. Hanno ucciso intenzionalmente chiunque servisse il nostro paese. Hanno sparato alle donne davanti alle loro case mentre cercavano qualcuno di vivo. Hanno ucciso intere famiglie, adulti e bambini e hanno cercato di bruciare i loro corpi. La Russia vuole uccidere più civili possibili, continua Zelensky, che poi non trova più ragioni per non dirlo in modo duro. Dove sono le garanzie che deve dare l'ONU? Dov'è la pace che il Consiglio di sicurezza deve costruire? I russi vogliono ridurci in schiavitù. Il capo degli affari politici Di Carlo dice che le Nazioni Unite hanno accuse credibili sull'uso da parte della Russia di munizioni a grappolo nelle aree popolate, almeno 24 volte, precisando che anche le forze ucraine però hanno usato tali armi e sono oggetto di indagine. Per Zelensky serve un tribunale sul modello di Norimberga che processi la Russia per i suoi crimini di guerra e serve che il Consiglio di sicurezza dell'ONU rimuova la Russia affinché non possa mettere il veto sulle risoluzioni contro le sue aggressioni. Se l'ONU ha solo parole vuote, denuncia, va smantellata. Dopo qualche problema tecnico mostra le immagini degli orrori, un video di poco più di un minuto che sembra durare un secolo.
L'ambasciatore russo replica e nega, usando gli argomenti di questi giorni. Eravamo andati via da Bucha, non siamo stati noi. Non porta prove. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, aggiunge a distanza. Queste accuse ci sono state rivolte solo per sabotare i colloqui promettenti. Rimangono le immagini satellitari del New York Times, con i cadaveri in strada a partire già dall'11 marzo. Intanto a Mariupol le cose vanno male. Le truppe ucraine non riescono a contrastare l'esercito russo. La situazione militare è molto difficile, ammette Kiev, aggiungendo che la Turchia ha proposto un piano per aiutare ad evacuare le persone ferite e i corpi dei morti dalla città, ma avvertendo che l'iniziativa dipende dalla volontà del presidente russo Vladimir Putin. Con il quinto pacchetto non abbiamo finito, afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Stiamo lavorando a sanzioni aggiuntive che includano il petrolio e stiamo riflettendo su alcune proposte presentate dai Paesi membri, per esempio tassare l'import di energia. Le ipotesi più concrete sono stop all'importazione di carbone da Mosca, divieto di accesso ai porti europei per le navi, blocco totale alle transazioni riguardanti 4 banche chiave russe. Si andrebbe a colpire l'export per un valore complessivo di 10 miliardi. La Russia dovrà essere più prudente con le esportazioni di cibo, specialmente verso i paesi ostili, ribatte il Cremlino. Von der Leyen e Borrell, il capo della diplomazia europea, saranno a Kiev entro questa settimana. Guardi, non saranno delle minacce a fermare la nostra azione per la pace. L'Italia, annuncia il ministro degli esteri Di Maio, che nei giorni scorsi è stato oggetto di minacce di morte su Telegram, ha espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale. L'accusa? Spionaggio. Dall'inizio della guerra in tutto l'Occidente le cacciate di funzionari diplomatici russi sono state 315, soprattutto da Polonia 45, Germania 40, Slovacchia 35, Francia 35 e appunto Italia 30. Anche la Spagna ha deciso di espellerne 25. Draghi dà la notizia da Torino. Nella giornata di oggi abbiamo espulso 30 diplomatici russi, una decisione presa in accordo con altri partner europei e atlantici. Al presidente Putin dico ancora una volta di porre fine alle ostilità, di interrompere le stragi di civili, di dare questo cessate il fuoco. Da noi la Lega prende le distanze dalla Farnesina. La storia insegna che la pace si raggiunge con il dialogo e la diplomazia, afferma il Carroccio, mentre siamo sempre in attesa di una parola di Salvini su Bucha. Farnesina che ha allontanato, tra gli altri, alcuni agenti dei servizi segreti di Mosca, sospettati di attività appunto di spionaggio. Un passo che complica le relazioni bilaterali, la replica del Cremlino, e che porterà all'espulsione di diplomatici italiani dalla Russia. La giornata è una produzione Jedi Visual per Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.